DJ Chiama Italia. State ascoltando Radio DJ, questa è la We Are The Young, fino a pochi giorni fa al numero uno della classifica di ogni paese del mondo, in particolare degli Stati Uniti. E al numero uno di questa classifica, 35 anni fa, 34 anni fa, c'era un'altra canzone invece, che si chiamava Baby Come Back dei Player. Gli anni passano, ma certe canzoni sono sempre molto attuali. Perché ve ne parlo? Perché di quel gruppo abbiamo con noi ancora i protagonisti, e cioè Ron Moss, che forse meglio conoscete come Ridge di Beautiful, e Peter Beckett. Benvenuti su Radio DJ. Welcome on Radio DJ. Grazie, thank you very much, grazie. E poi c'è Nicky che ci aiuta come sempre nella traduzione. Did you understand what he said? Like, right now, the song that we just heard, Fun, with Janelle Monáe, it was number one until like a few days ago in America. And 35 years ago, you were number one with Baby Come Back. Was it that long? I don't know, that's what he said. It was 78. Seems like a few seems years like ago. A couple years now. Sembrava un paio d'anni fa, in realtà un po' di tempo è passato. E il gruppo ora si è ricomposto. Dopo tanto tempo, in realtà hanno continuato a fare delle cose, ma adesso sono tornati addirittura con una riproposizione della stessa canzone. And now the players are back. Yes, we're back. We have a new record. Album coming out on Frontiers. Should be done by August, and probably be released around September. But we have three songs that we've released from that album now. Yes. They're available now on iTunes, on Amazon, eMusic, eMusic.com. So you can download those now. Just three of them. All right. We release them in sections. All right. And the next three come out. Pezzetti, okay. Sì, le prime tre canzoni di questo album nuovo sono in realtà già disponibili. L'album uscirà invece alla fine di iTunes, Amazon e anche un altro che non conoscevo. Chiedigli che cosa hanno fatto in questi anni, nel senso che io so che loro hanno continuato a rimanere amici, facevano anche delle musiche insieme per Beautiful, però insomma le due carriere sono state molto distinte, no? Cioè Ron ha fatto l'attore per tanti anni e Peter come ha seguito questa sua avventura. So you've always been in touch and you've been writing songs even for what we call Beautiful. You've been doing some soundtracks. Yes, we're very close. We've been close friends for, what, 35 years? Yeah. Right. But how did you follow Ron's career? Like, what were you doing in the... I've never seen it in my life. Never seen it? No, I'm just kidding. I was actually on it twice. Really? Ho fatto anche un paio di cameo nel che poi d'altro si chiama The Bold and the Beautiful, credo, Lovers, quello che noi abbiamo chiamato Beautiful. Ah, ok, sì, sì. Right? Il titolo completo. The original was The Bold and the Beautiful. Bold and Beautiful. Che è arrivata a 6300 puntate in questi giorni in America. Is it like 6300 episodes? Yes, 6370 something now. Sì, siamo lì sui 6300 passati. Sì, mi interessa sapere come è organizzata la sua vita, cioè la sua abitazione è vicina agli studi televisivi, perché deve essere un lavoro tipo da lunedì a venerdì molto intenso. Ma davvero he wants to know how did you organize your lifestyle in LA? Like for example, do you live close to the studio where you shoot? I used to live about 6 miles from there. Right. Now I live about 2.5 hours from there. Oh, comfortable. Yeah. Easy drive in the morning. Is it a Monday to Friday shoot now? No, now we go Tuesday through Friday. Okay, oh, okay. Da martedì a venerdì. Sì, io si è allontanato negli ultimi tempi. Dice, una volta ero proprio a 6 miglia, quindi 10 km, adesso ci metto 2 ore e mezza per andare e 2 ore e mezza per tornare. Però nell'arco dell'anno, quanti mesi sono dedicati alla riprese? Giusto. Within the year, how many months do you devote to the shooting? 32 weeks. 32 weeks, quindi sono 8 mesi, e gli altri 4 mesi, insomma, è in giro. Ma... non è male. We shoot 52 weeks of shows in 32 weeks. Allora, le 52 settimane dell'anno vengono girate in 32 settimane, quindi insomma, va in onda tutto l'anno, ma non è che si gira tutto l'anno. Sono in Italia in questo periodo, a maggio fanno delle puntate in Puglia, se non sbaglio. Yeah, and you're gonna be shooting in Puglia. Yeah, we're coming up next week, we'll be shooting in Puglia. Il Fasano. In Fasano, I can't tell you what. That's a surprise. Right. maybe you couldn't even tell where I messed up because you told me before Fasano. Too late. Nah, too late. Too late. Late. Lui dice non posso dirvi che tipo di episodio gireremo in Puglia, però me l'ha detto prima, quindi mi sono giocato Fasano perché era bello. Quanto spesso vanno fuori dai confini americani? Cioè quanto spesso gli capita di andare appunto oltre che in Italia e in quali altri paesi? How often do you shoot outside of the States, for example? Probably once every few months. Ok, una volta ogni 5 mesi. You'll shoot in Puglia, but you've been shooting... The best place has been in Italy. Really? Lake Como, the other resort up in the hills. Anyway, Venezia, Lake Como. Huh. What's that other beautiful resort area that you have? In the mountains? In Toscana, in Tuscany? Yes.
maybe San Gimignano, maybe something like that. Sì, dai migliori, dice, sono in Italia comunque come location. E poi quando usciranno invece questi dischi qua dei play, cioè questo disco dei player, i player dovranno playare, cioè dovranno suonare. E come la mettiamo con gli impegni? Yeah, he's saying when the record comes out, then players need to go on the road. How are you gonna set it up with the shooting and we're working on that now. I'll have the 20 weeks off, right? Okay, yeah. Not in a row, but we get 2 weeks, 3 weeks here. Mm-hmm. So we'll go out and tour in summer. Cool. So no holidays for the... We don't. Who needs holidays? Che bisogno di vacanze. Coming here suonare la loro vacanza. Allora, mettiamo Baby Come Back in questa versione nuova. Sono i Players in versione appunto 2012.